Bene, ciao a tutti, buonasera a tutti, buonasera a Matteo, ciao a Matteo Mancini, che è l'ospite della diretta di oggi organizzata da Terra Nuova. Il tema è appunto un tema importante, oltre il biologico. Forse sono stata anche troppo veloce nel come dire, farvi vedere quello che è il tema della giornata, che è appunto il focus della nostra discussione, della nostra chiacchierata, sarà l'agricoltura organica e rigenerativa, con appunto una premessa che è anche un po' come dire, una sfida, che è quella dell'oltre il biologico, no? Per cui capiremo con Matteo un pochettino che cosa significa. Matteo, autore di questo libro, coordinatore, poi magari ce ne parlerà anche un po' più con precisione, di questo libro che abbiamo pubblicato alcuni anni fa, che si intitola appunto Agricoltura organica e rigenerativa, e che siamo felici di discutere insieme a voi. Matteo, vuoi iniziare Eccoci. dicendo due parole di Buonasera. te? Ciao. Se Sì. vuoi dirci un po', presentarti, dirci un po' chi sei, Ah, soprattutto che presentarmi cosa io. Ah, fai, ok. Quindi iniziamo soprattutto con le che cosa domande fai. difficili. Iniziamo già con le domande Sì, tu sei complesse. forse un po' troppo. Cosa fai, è più. Allora, io sono buonasera a tutte e a tutti innanzitutto e grazie a Terra Nuova per l'opportunità di ritrovarci ancora qui, nella versione meno congeniale a noi, però arriveranno tempi migliori, insomma. Io sono un agronomo, un forestale per la precisione, mi sono laureato proprio a Firenze, che è la città di Terra Nuova, in scienze forestali ed ambientali, alla facoltà di agraria, tanti anni fa, e da un po' di tempo ormai lavoro e coordino il lavoro in campo di DEAFAL, che è una organizzazione milanese, una ONG milanese, e che lavora appunto in tanti ambiti. Il classico appunto è quello della cooperazione internazionale, e però insomma, appunto, come spesso ho avuto modo di raccontare, la possibilità di girare, di conoscere tanti posti, tanti paesi, di venire a contatto anche con realtà meno fortunate, possiamo dire, sicuramente con meno risorse della nostra, ci ha dato l'opportunità di conoscere gente straordinaria. Parliamo ormai di 15, almeno 15 anni fa. E abbiamo capito che, appunto, forse a volte l'eccesso di possibilità di fare, l'eccesso di risorse, a volte ci toglie un po' la capacità che è quella che è stata da sempre, quella tipica del contadino di inventare, di sperimentare, di capire, di evolversi, no? E quindi abbiamo voluto portare, grazie appunto a queste nostre esperienze di cooperazione, l'abbiamo voluto portare in Italia. E quindi da un po' di tempo appunto stiamo promuovendo delle pratiche che poi sono cambiate tantissimo nel corso degli anni, si sono evolute e è diventato un approccio un po' più integrato che abbiamo chiamato per l'appunto agricoltura organica e rigenerativa a segnalare due aspetti secondo noi fondamentali, che sono quello dell'organico, cioè nel senso di carbonio organico, sostanza organica, che è un elemento determinante, fondamentale, oggi più che mai nei suoli e che è il grande assente dall'agricoltura degli ultimi decenni, e poi rigenerativo, proprio per il fatto, per cui appunto l'agricoltura ha prodotto tanto, è cresciuta tantissimo negli ultimi decenni, parallelamente però utilizzato tantissimo le risorse a disposizione, prima fra queste il suolo. E quindi per l'appunto pensiamo, e i dati dicono questo, non è che sia una nostra opinione, che se non iniziamo in tante zone del mondo, già si è iniziato a fare un'agricoltura appunto di rigenerazione dei suoli, avremo poco tempo ancora per poter sostenere le produzioni e le produttività
che appunto ci vantiamo giustamente di aver raggiunto negli ultimi decenni con l'avanzamento tecnico, tecnologico, la genetica, le macchine, certo, eccetera, eccetera. Bene, cioè, Matteo ci ha già, come dire, in qualche modo introdotto a quelli che sono i vari aspetti, no? le varie articolazioni. Io vi ricordo che potete appunto scriverci e potete farci delle domande o commentare quello che stiamo dicendo, che i vostri commenti appunto sono, possiamo leggerli e possiamo poi commentarli assieme. E se appunto avete delle domande, questo ci aiuta anche molto, no? Per cercare di organizzare il nostro discorso. Io però con Matteo, da profana, quindi cioè da persona che non si occupa normalmente di queste tematiche, no? La mia domanda più da consumatrice di giornali, no? Di riviste, anche di cibo e di prodotti, perché si dice oltre il biologico? Cioè perché, come dire, e l'agricoltura organica rigenerativa va oltre? E come dicevi tu prima, in che modo è anche più sostenibile di, se vogliamo fare una, come dire, una classifica in questo senso? Per quale motivo, cara Enrica? Perché oltre il biologico? Non abbiamo la pretesa di essere né più bravi di chi fa il biologico. Crediamo una cosa, crediamo che come tutti i processi che hanno una legittimazione, che hanno una, come dire, una diffusione importante e che diventano parte integrante di una società, portano con sé anche delle conseguenze non esattamente esaltanti, come è accaduto a tutte le dinamiche, come è accaduto all'ambientalismo e come è accaduto al biologico, ovvero quello di diventare una materia strettamente ad uso di, come dire, strumenti più burocratici che tecnico-agronomici. Necessariamente, quando vogliamo diffondere un prodotto o vogliamo certificare un processo produttivo, c'è bisogno di mettere per iscritto da qualche parte quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare, e secondo noi il biologico si è tantissimo concentrato sulla definizione e descrizione di quello che si può fare e quello che non si può fare, quello che ha il bollino e quello che non ha il bollino, perdendo di vista un po' quello che i pionieri del biologico chiedevano, che è esattamente quello sul quale cerchiamo di lavorare noi, ovvero quello di creare attraverso l'agricoltura un suolo più fertile, un suolo che ci dia la possibilità di produrre cibo meglio e più a lungo rispetto a quanto non si stia facendo adesso. E quindi, per l'appunto, la nostra è uno stimolo e una provocazione nel dire: cerchiamo di farlo bene il biologico e cerchiamo di far passare delle parole d'ordine che a volte mancano, ovvero appunto quella dell'emergenza che stiamo vivendo. Il biologico dovrebbe essere un cavallo di Troia per entrare in queste questioni in maniera forte, determinata. Molto spesso invece si perde il movimento, si perde dietro lungaggini burocratiche, definizioni, normative, eccetera, e crediamo che questo non faccia molto bene in generale all'agricoltura, al movimento agricolo, non fa di sicuro bene agli agricoltori e non fa bene nemmeno ai consumatori, per quanto lo scopo di tutto questo sia tutelare il consumatore, no? Però tante volte ci si scorda della campagna, di quello che facciamo in campagna, di quello che possiamo fare, e a volte, insomma, crediamo che, per l'appunto, ci si concentra su cosa possiamo comprare, cosa non possiamo comprare, come prodotti, come mezzi tecnici, cosa possiamo scrivere e cosa non possiamo scrivere nel libro, nei libri del bio. Invece l'agricoltura è qualcosa di molto più complesso, che necessita di molta più, come dire, conoscenza, e tantissima conoscenza rispetto a quello che stiamo facendo adesso, ma tutto il movimento. Ecco, l'agricoltura
in generale è un settore molto anziano, molto, con operatori molto vecchi e quindi che tendenzialmente non innovano, fanno fatica ad innovare. E quando si innova lo si fa su scale molto molto grandi, ovvero dove ci sono grandi superfici, la possibilità di applicare l'agricoltura di precisione. Insomma, pensiamo che invece si debba andare oltre anche in questo, no? E quindi il nostro sforzo, il nostro lavoro va proprio in questa direzione. Mi chiedevo, in attesa di domande le faccio io, poi vediamo se qualcosa arriva. Mi sentendo un po' anche la tua introduzione, mi chiedevo se questa impostazione, no, che avete, che proponete, come dire, nasce anche grazie al fatto che forse non è così eurocentrica, sì, che non è esattamente un prodotto della vecchia Europa, no, che poi in qualche modo esporta nel resto del mondo. No, le potrebbe essere, non ci avevo mai pensato, Enrica, ma potrebbe essere assolutamente plausibile. Sicuramente la nostra esperienza, appunto, è un'esperienza mondiale, come scrivo nel libro. Noi siamo figli di frontiere permeabili e della capacità e della possibilità di muoversi e di scambiare. E questa può essere una spiegazione. È vero, molto vero, che tanti produttori, soprattutto dell'America Latina, si sono concentrati sul produrre e per questo hanno avuto la possibilità di sviluppare, ovviamente accompagnati da molti agronomi oculati e agronome, hanno avuto la possibilità di sviluppare un tema che sicuramente a noi ci è arrivato da quel filone lì, no? da quella posizione anche politica, che è quella che è molto criticata, anche tornando al bio, da alcuni operatori del bio, che è quello della produzione dei mezzi tecnici in azienda, no, Enrica? E questa cosa invece a noi ci sta molto a cuore, perché vediamo che ovviamente non è una cosa per tutte le aziende, non tutti gli agricoltori hanno voglia di farlo, ma per le aziende e per i gruppi di agricoltori che riescono ad organizzarsi, che riescono a mettere insieme una logistica efficiente, la produzione dei mezzi tecnici, ovvero dei concimi, dei fertilizzanti, degli amendanti in azienda, a partire da quelli che sono gli scarti dell'azienda stessa, danno un vantaggio enorme, no? E io, volendo, ti posso anche far vedere alcune foto. Vediamo se ne trovo qualcuna. Sì, sicuramente. Ecco, potrebbe aiutare. Guarda, ti faccio vedere questa, per esempio. Condivido il mio schermo. Eccolo qua. Condivido il mio schermo, adesso dovrebbe arrivare, sì. Però siamo, eccola qua. Ecco, questa è la fase finale della preparazione di un compost, in cui appunto si sono usati soltanto prodotti derivanti da un'azienda agricola, da una cooperativa in questo caso, e da un territorio. Quindi prodotti derivanti da un territorio molto molto circoscritto, molto ben definito, in cui si sono utilizzati materiali organici che derivano da quel territorio lì. Quindi in questo caso si sono usate ramaglie della potatura dell'olivo, sansa di oliva e un po' di letame proveniente da un allevamento vicino. Il risultato è quello che vedete, cioè un compost molto scuro, molto umificato, di altissima qualità, e questo nelle terre degradate della nostra agricoltura, soprattutto del sud. Ricordiamo che tantissime regioni ormai hanno tenori di sostanza organica
inferiori all'1%, quindi significa veramente che siamo prossimi alla desertificazione. La possibilità di dare la capacità agli agricoltori, a gruppi di agricoltori che riescono ad organizzarsi in maniera buona a livello logistico, perché effettivamente questo è un lavoro, non è una passeggiata fare cumuli, metri cubi e metri cubi di compost, non si fa da un giorno a quell'altro, ci vuole un po' di organizzazione, però abbiamo visto che dove si riesce a fare, veramente i vantaggi sono molto grandi e immediati, al punto per cui un'azienda o una cooperativa o un frantoio, per esempio, si può organizzare e farsi un piccolo impianto di compostaggio direttamente in loco, come questo qua. Oppure anche come questi esempi, questi sono esempi di aziende nostre o di nostri collaboratori, questa è un'azienda che segue il nostro amico collaboratore in Francia, in cui tutto lo scarto della produzione vitivinicola, quindi raspi, sarmenti, vinacce, viene compostato e quindi viene trasformato in materiale organico altamente umificato che viene poi distribuito ai campi e di nuovo viene apportata quel materiale organico che, appunto, come dicevamo prima, si è così perso nel corso degli ultimi decenni. Ci sono tantissimi esempi, veramente tanti tanti esempi. Questa è un'azienda che fa ortaggi in provincia di Reggio Emilia. Insomma, sì. Interrompo solo un attimo, abbiamo le prime domande. Non so, va bene, magari le affrontiamo e poi eventualmente torniamo anche a questa possiamo anche poi riprendere da quel punto. No, abbiamo una domanda di Giacomo che ci chiede: l'agricoltura rigenerativa usa aiuole permanenti? Se sì, come le costruisce? La risposta è non lo so, nel senso che l'aiuola permanente è uno strumento, non è un fine. E quindi non è nell'aiuola se possiamo definire un'agricoltura rigenerativa o meno. Ci sono aziende che lavorano, diciamo, dipende molto dalla dimensione dell'azienda. Le aiuole permanenti difficilmente sono ben meccanizzabili, quindi non sempre si riesce a fare dell'aiuola permanente uno strumento fisso, perché appunto le aziende hanno la possibilità, la necessità di meccanizzare, e quindi in piccolissime realtà produttive questo è possibile, dove magari l'utilizzo delle macchine è annullato, ridotto al minimo, si può fare. Però ecco, quando definiamo un'agricoltura organica rigenerativa non andiamo a prendere i mini strumenti tecnici, no? Come fare un'aiuola rialzata o meno, ma andiamo a parlare di processi un po' più grandi, un po' più generali. Poi ciascuno si organizza come meglio crede nell'ambito, appunto, di una produzione ortiva o di altro carattere, di altra entità. In qualche modo si lavora, cioè sono più le premesse, poi lo sviluppo. Certo, ovviamente l'idea, noi abbiamo elaborato una carta dei principi e dei valori che condividiamo con le nostre aziende e che chiediamo alle nostre aziende di rispettare. Il primo punto di questa carta è rigenerare il suolo, ovviamente, non poteva essere altrimenti. E il suolo lo rigeneriamo attraverso tantissimi strumenti che abbiamo a disposizione. Primo fra questi, cercare di meccanizzare un pochino meno e un po' meglio. E qui si apre il primo grande problema, perché meccanizzare meno senza utilizzare prodotti da diserbo non è semplice, perché ovviamente il controllo delle erbe spontanee è un tema, e per farlo solitamente si usa la meccanizzazione, quindi ci troviamo in una contraddizione, in una prima contraddizione, se vogliamo, o in una prima difficoltà. E quindi giorno dopo giorno nel nostro lavoro ci accorgiamo appunto delle difficoltà e lavoriamo per superarle insieme alle aziende. Okay. Abbiamo anche un'altra domanda, poi abbiamo dei commenti. Ti faccio prima la seconda domanda, che dice: si può organizzare un orto casalingo seguendo il metodo di agricoltura rigenerativa?
Oddio, non saprei. Sì, direi di sì. Direi proprio di sì, sulla base di alcuni, appunto, di alcuni principi. Devo dire che, come dire, a livello casalingo, chi produce cibo per sé fa molto spesso, anche senza saperlo, un'agricoltura rigenerativa, no? Fa un'agricoltura in cui ci tiene molto a non utilizzare antiparassitari o a concimare per bene o a utilizzare magari del buon letame o del buon compost. Quindi ci accorgiamo che curando il nostro orto e standogli dietro, pian pianino la permeabilità, la porosità del nostro terreno aumenta, no? Mese dopo mese, anno dopo anno, e quindi evidentemente stiamo facendo un'agricoltura rigenerativa. È chiaro che quando si va su scale un po' più grandine, poi ci dobbiamo mettere d'accordo su cosa stiamo intendendo. Bene, grazie, grazie Matteo. Poi abbiamo due commenti. Il primo di Mario che dice: l'agricoltura biologica deve avere alla base l'organismo terra ed Eafalda sempre lavora per mettere la sostanza organica al primo posto. Il resto, con la salute delle piante, possibilmente locali, viene da sé. Sì, sulla carta sì, condivido quel che dice Mario, nel senso che il suolo fa, insomma, fa una bella. Quando lo curiamo il suolo e quando riusciamo a restituire con gli interessi quello che poi prendiamo, in termini non solo di, come facciamo noi agronomi, di conteggio di nutrienti asportati dalla coltura, ma in termini di, appunto, struttura del terreno, riparazione dei danni che facciamo col passaggio delle nostre macchine, danni che facciamo con i trattamenti spesso indispensabili. Penso alla viticoltura, che anche nella viticoltura biologica si fanno tantissimi trattamenti a base di un altro prodotto che è sotto l'attenzione, la lente di tanti, che è il rame, no? E appunto, quando lavoriamo col suolo abbiamo delle ottime risposte da parte delle piante. Non dobbiamo dimenticare però che ci troviamo in un mondo globalizzato e che tante volte ci troviamo ad affrontare determinati problemi, determinati parassiti, determinate malattie, pur avendo avuto cura di rigenerare il suolo. Tante volte ci accorgiamo che questa roba sta funzionando male. Perché? Perché ormai ci troviamo da tempo in un mondo globalizzato e in pochissimo tempo è facile trovarsi a dover gestire un problema potenzialmente enorme come quello di un nuovo parassita che non ha nemici. Penso solo alla Drosophila suzuki, che sta devastando le coltivazioni di ciliegie in tutta Italia. La frutticoltura è messa a durissima prova, a nuove mosche e a nuove varietà, specie e varietà di insetti che non hanno nemici naturali. In quel caso lì ci sentiamo effettivamente un po' impotenti, un po' frustrati, fino a che appunto nella frutticoltura ormai purtroppo tutti disperati ci si sta rivolgendo alle protezioni meccaniche. Quindi vediamo tante volte i nostri frutteti, i nostri impianti di frutta, appunto, sotto, in una maniera che fa un po' impressione, no? Sotto delle reti protettive per portare a casa il raccolto. Quindi quello che dice Mario è giustissimo, ma a volte ci troviamo di fronte a degli imprevisti che mai avremmo immaginato, eppure vanno gestiti anche quelli. Certo. Maurizio invece, come dire, in qualche modo sostiene ulteriormente quello che stiamo discutendo perché scrive: oltre il biologico è assolutamente necessario e urgente. Non può bastare il controllo delle procedure, l'applicazione delle norme, molto a livello burocratico, con insufficiente attenzione alla reale vitalità e sostenibilità dei terreni e le qualità organolettiche ad alto valore nutrizionale dei prodotti coltivati.
Sì, questo è un tema importante. Io mi vorrei concentrare sull'ultima parte, perché la prima parte di Maurizio l'abbiamo in qualche modo commentata prima, ovvero le qualità organolettiche ad alto valore nutrizionale dei prodotti coltivati. Ecco, io credo che ci si debba moltissimo concentrare su questo e ricercare tantissimo questo, perché non è così scontato, non è così scontato e non è così evidente per la letteratura scientifica che ci siano evidenze, per l'appunto, di differenze di qualità organolettiche, di valore nutrizionale, di contenuto di certi elementi tra un prodotto biologico e un prodotto convenzionale. Tante volte diamo per scontate troppe cose, diamo per scontato che sia necessariamente come piacerebbe che fosse a noi, a volte non è così, però dobbiamo lavorare, dobbiamo studiare e credo che dobbiamo chiedere con grande forza il supporto delle istituzioni, delle fondazioni per andare a indagare veramente quali sono i vantaggi e anche gli svantaggi di certi sistemi produttivi. E io credo che il nostro, almeno come con Deafal, un ambito di lavoro che vogliamo sviluppare è esattamente questo, cioè quello di andare a capire quali sono le differenze fra un prodotto che esce da una terra che è stata rigenerata rispetto a un altro che invece viene alimentato. La faccio molto semplice per cercare di far capire, alimentato artificialmente, anche se non mi piace questa parola. Ecco, quello che noi cerchiamo di portare avanti con le nostre aziende agricole è quello di fornire alle piante una nutrizione che viene da una crescita della fertilità del suolo sul lungo periodo, ovvero la fertilità è data da tantissimi aspetti, è data innanzitutto ovviamente dalla disponibilità di elementi minerali, perché le piante mangiano minerali, ma è data dal magazzino di questi elementi minerali che è la sostanza organica, è data dall'humus che crea porosità, è data dai buchi, dall'ossigeno disponibile, data dal compattamento o dal minore compattamento. Sono tanti gli ambiti e gli aspetti che appunto determinano la fertilità del suolo e quindi credo che vada veramente ricercata la capacità di suoli del genere, suoli che hanno maggiori contenuti di sostanza organica, maggiore strutturazione, di fornire un nutrimento adeguato alle piante in modo da consentire a queste piante di dare un prodotto organoletticamente migliore. E questo sicuramente è un ambito di ricerca imprescindibile per noi e per tante organizzazioni che lavorano come partner con noi. Sì, forse in parte hai già risposto anche a quello che è l'ultimo delle domande, che appunto ci chiedono alcuni consigli pratici per rigenerare suoli cerealicoli. Saluto Franz, che ci siamo incrociati, con il quale ci siamo incrociati purtroppo solo virtualmente qualche tempo fa. Beh, io credo che, ma Franz è un agronomo, quindi le risposte le sa già. Io credo che nella cerealicoltura c'è un grandissimo problema di fondo. Il grande problema di fondo non è di carattere agronomico, ma è di carattere economico, finanziario, e quindi di sostenibilità economica prima di tutto per le aziende agricole. Ovvero, quando c'è il prezzo, quando l'azienda ha la possibilità di fare il prezzo, allora si può concentrare, cioè di vendere il proprio prodotto a un prezzo adeguato, allora si può concentrare anche sull'agronomia. E l'agronomia è prima di tutto, come Franz sa benissimo, rotazioni. Quindi io quello che vedo non soltanto al sud, ma un po' in tutta Italia, è che ci siamo un po' scordati, proprio distrutte, le aziende ammazzate dalla mancanza di reddito e quindi dalla ricerca continua di reddito,
ci siamo un po' scordati di quelle che sono le basi dell'agronomia, ovvero delle rotazioni come Dio comanda. Rotazioni possibilmente lunghe, in cui vengono integrate specie diverse, di famiglie diverse, in cui le leguminose giocano un ruolo importante, ma qui introduco anche un altro aspetto che al sud, in tante zone del sud, è praticamente sconosciuto, che è quello, o meglio, non è sconosciuto, ma di cui si è persa traccia, che è quello dei sovesci, quello delle colture di copertura. Io credo che, e lo stiamo utilizzando, lo stiamo usando tantissimo nelle aziende che seguiamo, credo che debba diventare veramente uno strumento quotidiano, di utilizzo quotidiano, ovvero tutti gli anni alcune parcelle delle aziende devono essere seminati con colture a perdere. Non ci possiamo più permettere, come appunto nella tradizione pugliese o siciliana, il maggese nudo, quello di tenere un campo lavorato per un inverno o per un'annata e poi andarlo a riprendere dopo un po'. Ecco, noi quando mettiamo a riposare un terreno, gli facciamo fare un riposo attivo, quindi un riposo in cui mettiamo delle piante che poi sacrifichiamo, che poi rilasciamo nel terreno, queste piante nella loro vita. E anche qui vi posso far vedere delle foto, Enrica, se sei d'accordo. Vediamo se riesco a trovarle. Io credo che questo sia un tema veramente centrale. Noi stiamo investendo tantissimo in questo, perché ci stiamo accorgendo, per l'appunto, eccole. Allora, ricondivido lo schermo. Ricondivido lo schermo in questo modo qua. Aspetta. Eccoci. Arrivo subito. Eccoci. Insomma, le colture di copertura sono, secondo noi, sono uno strumento importantissimo. Lo stiamo veramente diffondendo tanto, tanto. Vedete, questo è un miscuglio. Ecco, potrebbe essere un miscuglio molto adatto per la Sicilia, per l'entroterra della Sicilia dove abita Franz. Questo è un miscuglio di avena, farro e veccia, quindi delle colture che vengono molto bene nella sua terra. Questa è facelia, questa è in un uliveto sempre del sud, è un prato di veccia. Oh, anche qui siamo al sud, qui siamo in un'azienda del Cilento, in cui abbiamo messo invece questa azienda la possibilità di fare un po' di irrigazione, quindi abbiamo messo un sovescio, pensate, estivo, seminato a giugno, a maggio, a giugno, e che ha una crescita velocissima di circa 60 giorni, guardate com'è alto, e dopo poco appunto viene trinciato e viene lasciato in campo, guardate rispetto al trattore come alto. E poi abbiamo il trifoglio incarnato, e poi i vigneti, anche i vigneti, abbiamo trovato vigneti erosi con tantissimo materiale organico perso, con lavorazioni continue, eccessive. Quindi le colture di copertura sono veramente uno strumento, secondo noi, molto importante. Poi qui andiamo a allettare, a rilasciare sul terreno il materiale che il suolo ha prodotto, e noi glielo restituiamo. La cosa interessante, soprattutto per i cereali, questo è un altro bellissimo miscuglio, secondo me, con queste spigone che sono triticale, poi vediamo dell'oglietto, il trifoglio incarnato, la veccia, guardate rispetto al trattore come alto questo sovescio. Insomma, io credo che abbiamo la possibilità di fare tanto, perché ormai la scienza, la ricerca, l'innovazione ci hanno dato tanto, e credo che vada applicato questo. Però evidentemente c'è un problema gigantesco, che è quello economico, e quindi la tecnica non può mai superare o surclassare in importanza la giustizia sociale, la politica, la possibilità di produrre cibo dignitosamente per i nostri contadini, per le nostre aziende agricole. E quindi noi, parallelamente a questo supporto, a questi servizi di assistenza che diamo alle aziende agricole,
siamo anche in tavoli e in progetti di filiera in cui cerchiamo veramente di dare delle strade. E quindi che significa questo? Significa cercare di valorizzare al massimo i prodotti dove vengono coltivati, e quindi cercare di riportare gli agricoltori un po' al centro di tutta la catena di valore, di tutta la filiera produttiva. Molte volte, troppe volte, e i cereali purtroppo sono l'esempio forse più conclamato, gli agricoltori diventano soltanto, sono soltanto dei prestatori di servizio, no? E quindi, di nuovo, non può esserci un'agricoltura organica rigenerativa se non c'è prima il prezzo e la possibilità di farla, questa agricoltura, perché evidentemente se perdiamo migliaia di aziende ogni anno c'è un problema molto molto grande. Sì, cover crops imprescindibili, sono d'accordo con Franz, sì sì. Questi sono insieme ai grani antichi, questo è il commento appunto di Franz. Che... diciamo i cosiddetti grani antichi ultimamente sono diventati, io non credo che siano, come dire, la panacea o la soluzione, possono essere una parte della soluzione. Sicuramente il movimento dei grani antichi o tradizionali ha permesso alle aziende agricole di tornare a fare agricoltura, cioè di fare esattamente quello che stavo dicendo un pochino fa, ovvero quello di fare reddito, che è la cosa più importante, cercare di valorizzare, di trattenere, magari riscoprendo appunto un grano che era usato, caduto in disuso negli ultimi decenni, e trattenerlo sul territorio, divulgarlo, trasformarlo, fare dei prodotti di qualità e valorizzare al massimo il proprio lavoro. E sicuramente gli strumenti, dico i grani antichi, sono stati uno strumento formidabile per questo tipo di processo, io direi politico prima che finanziario e agronomico, politico senz'altro. Sì, no, questa mi sembra una dimensione imprescindibile, no? Non si può slegare da tutto il resto. Abbiamo poi... No, perché sennò poi... Scusami. No, prosegui, vai, prego. No, perché poi sennò diventiamo... diventa un'azione fine a se stessa, no? Se tutti questi discorsi, convegni, conferenze, libri, divulgazioni, corsi, diventa tutto fine a se stesso, se alla fine non c'è qualcosa di molto concreto, ovvero la vita dignitosa delle persone grazie al lavoro che fanno. E questo in agricoltura si è perso, credo, 50 anni fa o 60 anni fa, forse qualcosina in più. Quindi questo è imprescindibile, altrimenti parliamo del nulla, altrimenti ci conviene veramente abbandonare i terreni, metterci a fare l'agricoltura verticale o a allevare insettini da altamente proteici, e così i suoli, se facciamo così, si rigenerano sicuramente. Li abbandoniamo, vengono ricoperti dai boschi e si rigenerano, no? Ma non credo che questa sia... la nostra è una provocazione, ovviamente, certo. Questa però deve, infatti molte persone mi dicono ma io non voglio far male al suolo, lo voglio rigenerare. Dico, te ne devi andare, se te ne vai se te ne vai sicuramente si rigenera senza il tuo aiuto, torni fra 20 anni e lo trovi in formissima, certo. Però il punto è fare questo processo di recupero della fertilità producendo, stando in campagna, vivendo degnamente, dignitosamente in campagna. Penso anche, insomma, nel nostro lavoro abbiamo la possibilità di viaggiare tantissimo, penso alle migliaia e migliaia di aziende agricole della pianura padana che hanno, o della montagna, della zona preappenninica, che hanno fatto investimenti enormi perché sono stati spinti nel corso degli ultimi decenni a meccanizzare i processi di mungitura, a stare al passo coi tempi, e poi miseramente il prezzo del latte, ne parliamo proprio nel libro, se non mi sbaglio, adesso è una roba che quando avevo scritto il libro mi aveva davvero scioccato, mi aveva scioccato perché era, insomma, il prezzo del latte, ecco, scrivevamo, se prendiamo il caso della Lombardia, il prezzo del latte in stalla è rimasto praticamente costante dal 95 ad oggi,
dal 1995 ad oggi, attorno ai 35 centesimi al litro riconosciuti all'allevatore, con fluttuazioni minime attorno a questa cifra. Nel frattempo però, dal 95 ad oggi, è aumentato tutto, sono aumentati i mezzi tecnici, è aumentato il costo dei mangimi, è aumentata la vita, seppur lentamente, nell'ultimo decennio. Ecco, il prezzo è rimasto lo stesso, si è chiesto agli agricoltori di fare enormi investimenti, agli allevatori e sforzi enormi, e poi il ringraziamento e la retribuzione per il loro lavoro è un prezzo che è sempre identico a se stesso da ormai 30 anni. Infatti, questa è una domanda da consumatore, no? Che sposta un po' il tuo discorso, che però dice giustamente, a proposito di prezzo che viene fatto poi dalla grande distribuzione, c'è da fidarsi dell'olio extravergine italiano bio scontato. Questa è la politica, della... Sì, abbiamo imparato che purtroppo nella grande distribuzione, adesso di nuovo non è per demonizzare, però esistono delle pratiche tremende, come le aste al doppio ribasso. L'Associazione Terra ha fatto un lavoro incredibile in questo nel corso degli ultimi anni, vi consiglio di andare a cercarvi i loro lavori, le loro inchieste, in cui ci mostrano come tante volte le centrali dei produttori sono costrette a vendere sotto costo con la unica prospettiva di continuare ad essere clienti di quella centrale di acquisti, no? di quella determinata catena della grande distribuzione. E questo è assolutamente umiliante. Ecco, io non so, nel caso specifico che ci chiede Anna, se c'è da fidarsi dell'olio extravergine di oliva bio scontato. Di sicuro vi posso dire, come sapete tutte e tutti, che è molto complesso trovare un olio prodotto con tutti i crismi, prodotto in sicurezza, prodotto senza sfruttamento di manodopera, come è spessissimo nella nostra agricoltura. Perché poi c'è anche questo aspetto qua, no? Quando andiamo a cercare gli sconti, le offerte, i 3x2, questo è possibile soltanto perché dietro c'è un sistema di sfruttamento delle persone che è micidiale. E quindi un olio di qualità e un olio che è stato prodotto per l'appunto con i crismi, rispettando le leggi sul lavoro, non può essere prodotto e venduto a meno di 9-10 euro, alcuni dicono anche di più. Quindi io farei attenzione, dopodiché ci possono essere delle dinamiche positive, virtuose, che noi non conosciamo, però tendenzialmente farei molta attenzione agli sconti, alle offerte, per quel che riguarda quantomeno il cibo, le cose che mangiamo, non perché non siano buone o non siano sicure dal punto di vista sanitario, ma proprio perché dietro c'è qualcosa di tremendo, che è appunto lo sfruttamento delle persone, le agromafie, insomma qualcosa che veramente con i nostri acquisti e con attenzione ai nostri acquisti potremmo evitare e cercare di non finanziare. Sì, infatti, questa è una dimensione. Gli aspetti, Enrico, gli aspetti tecnici, agronomici, impallidiscono rispetto a queste tematiche gigantesche, no? E fanno ridere. A me fa ridere parlare di concime o di, se ci penso, di corroboranti da spruzzo, quando veramente la nostra agricoltura è in mano in larga parte alle agromafie e a cartelli criminali che appunto gestiscono milioni, anzi miliardi di euro. E noi con i nostri acquisti e col portare cibo sulla nostra tavola e della nostra famiglia tutti i giorni, siamo necessariamente conniventi con questo sistema. E quindi veramente una grandissima, fare attenzione a quel che compriamo non è tanto fare attenzione a ciò che ingeriamo,
ma fare attenzione a chi andiamo a finanziare, a quali modelli di sviluppo e quali idee di paese portiamo sulla nostra tavola. Ecco, io credo che questo sia molto più importante delle questioni prettamente agronomiche, nelle quali purtroppo o per fortuna io mi barcameno tutti i giorni con il lavoro con le aziende agricole. Infatti Marco, guarda, ora torniamo, non voglio assolutamente, come dire, in qualche modo tagliare il discorso sulla, chiamiamolo più politico, no? Che anch'io sono d'accordo che poi alla fine potremmo essere tutti belli e sani, ma finché c'è sfruttamento, no, comunque ci manca sempre qualcosa, no? Per sì, sì. No, dobbiamo sapere che certi prezzi sono possibili solo perché c'è sfruttamento, punto. E questo è un grande sempre. Un nodo veramente centrale per, appunto, per chi poi va a fare la sfruttamento spesa delle persone e delle risorse, ovviamente, e delle risorse. Certo. E invece poi Marco in qualche modo ci riporta ad una dimensione più pratica, no? Che ci, chiedendoci qual è la dimensione minima per un'azienda agricola che possa essere economicamente autosufficiente. Tu che dici, esiste una... Non lo so, no, anche lì dipende molto da quanto, a quanto vendi pomodori. Facciamo conto che fai un piccolo orto di qualche migliaio di metri, quadri, che ti fa produrre tanto, ma quanto vendi quei pomodori? A un euro o a 5 euro? Vendi nel mercatino sotto casa in Calabria o vai al Circo Massimo a Roma, nella zona degli ambasciatori, a vendere il tuo prodotto? Puoi essere la stessa identica azienda che vende a prezzi diversi. Fai in modo che la tua azienda diventa una vetrina e quindi fai pagare le persone per venire a vedere come produci, perché hai creato un modello virtuoso, oppure non lo fai, decidi di prendere dei tirocinanti e poi li fai lavorare come operai e non li paghi, oppure non lo fai. Ecco, sono tanti gli aspetti e credo che anche in questo caso la questione vada prescinda l'aspetto prettamente tecnico, agronomico. Gli aspetti appunto politici, economici e finanziari siano più dirimenti rispetto a quello strettamente agronomico. Non è per non rispondere, ma posso dire che magari vendendo bene con 3 o 4 ettari, 3 ettari, forse 4 ettari, 3 ettari, di, per esempio, di due ettari e mezzo di ortaggi e della frutta, lavorando tanto, vendendo, facendo i mercati, vendendo direttamente, trasformando una parte del prodotto, per non eludere la domanda di Marco, possono forse bastare per fare, però con tantissimo lavoro, tanto lavoro. Sì, immagino. Invece Maurizio appunto ci riporta i grani antichi, ha un'esperienza anche diretta che appunto per poi, come dire, sembra testimoniare la positività, no, di queste culture che stanno appunto dando delle ore. Ah sì, sì, le popolazioni evolutive sono uno strumento che uno strumento proprio pensato per cambiare, per diventare qualcosa di nuovo in qualunque posto si coltivi, quindi è per prendere anche le caratteristiche di quel determinato territorio, di quel determinato campo, e assorbire le pratiche agronomiche a cui vengono sottoposti. Questo senz'altro. Anche questo, io non credo che le popolazioni evolutive possano rappresentare da sole, ma semplicemente perché non credo che esista la soluzione, e quindi non credo che le popolazioni evolutive possano rappresentare la soluzione di tutti i problemi che abbiamo discusso, ma possono essere sicuramente uno degli elementi importanti e risolutivi, ma di sicuro le popolazioni evolutive negli ultimi 5, 7, 8, 10 anni
sono state uno strumento per tanti agricoltori per ritornare a fare agricoltura con dignità e quindi a conoscere il proprio prodotto, a gestire il proprio seme, a trasformare il proprio grano, la propria farina e a valorizzare quindi a livello economico il duro lavoro di un anno. Ecco, io credo che questo sia uno dei grandissimi meriti dei grani antichi o tradizionali e delle popolazioni evolutive di Ceccarelli. È stato veramente il lavoro di Ceccarelli è stato veramente una ventata d'aria fresca in un mondo, quello della cerealicoltura, che tradizionalmente nella disperazione del panorama agricolo è veramente fra i più disperati a livello economico, purtroppo. Grazie Matteo. Ci chiedono anche dei consigli, qualche libro utile e pratico oltre al tuo libro che hanno già, che noi chiaramente invitiamo a comprare. Allora, guarda questo caso... Dire, sono molti temi, no? Ci sono i temi più strettamente legati alle coltivazioni e quelli più politici. Allora, per temi più politici consiglio questo, di cui parlavamo prima. Fragole d'inverno di Fabio Ciconte, che è il direttore dell'Associazione Terra, di cui vi dicevo prima, e che fa un viaggio bellissimo nell'Italia del cambiamento climatico e quindi delle ulteriori difficoltà per gli agricoltori. Parlando di grani antichi, questo libro è molto bello, Grani e Gente, Stefano Tellarini, che riporta molti studi e molte indicazioni anche appunto di tanti lavori scientifici sulle proprietà dei grani tradizionali, dei grani antichi. Poi, questo è molto bello, è uscito da poco, molto tecnico, forse non è esattamente divulgativo, microorganismi utili in agricoltura, ci sono tanti lavori scientifici che raccontano come i microorganismi stiano diventando uno strumento importante nella nuova agricoltura. Un libro che non so poi se possiamo andare anche su testi... Ah, sempre sui grani antichi. Io qui mi trovo nella patria di... forse dello scienziato, fra gli scienziati più importanti in agricoltura, che è stato Nazareno Strampelli, e questo libro qui, La scienza del grano, ripercorre un po' l'epopea di Strampelli, che è stato veramente il padre della nostra granicoltura, che ha selezionato tantissime varietà, tante delle quali hanno ancora un pezzetto di codice genetico all'interno dei nostri grani. Poi per chi fa l'orto, anche in piccole dimensioni, questo è un orto molto bello, un libro molto bello, Orto biologico, tecniche di difesa, questo è il secondo volume, Luca Conte, io il primo non ce l'ho perché è molto, come dire, di impostazione di un orto, impostazione iniziale, però questo secondo manuale, questo secondo libro racconta un po' tutti i problemi di malattie, di... parassiti nell'orto, ed è un libro estremamente divulgativo e molto semplice, di facile utilizzo. Sono un po' i tuoi strumenti, Matteo, sono un po' i tuoi strumenti di lavoro, quello. Stai aprendo la tua valigia segreta. Qui dietro ho la libreria, una parte della libreria dei libri che consulto molto spesso. Sì, non era voluta, però ce l'ho, quindi è andata bene. Ne approfittiamo. Senti, ma tu vai, questa è una domanda forse più sciocca, mi scuso, però la faccio lo stesso. Ma tu vai in campo con i libri? Ti capita? No, raramente perché in campo c'è bisogno di essere concentrati su quello che si fa. Sì, mani libere. Vado in campo con l'attrezzatura GPS, perché facciamo appunto tanti lavori anche di pianificazione territoriale con le aziende agricole,
e quindi le mani sono belle piene, belle impegnate, se no con un taccuino alla vecchia maniera e macchina fotografica. Questi... E poi la vanga, che appunto nelle prime visite è sempre importantissima. E poi quando ci sono dubbi, problemi oppure questioni particolari, la prima fonte sono le colleghe, i colleghi di Deafal, di supporto, e poi i libri, senz'altro. Poi nella parte bassa ho tutti i libri, i mattoni accademici sulla pedologia, sull'entomologia e cose che, che per fortuna non riguardano i nostri amici e le nostre amiche che stasera godendo una diretta, no, non è il caso. Ah, e poi me ne sono scordato uno, se no Nicolas ci picchia, che è il nostro libro. Nicolas ci brontola. Sì, ha ragione. Che è un po', forse un pochino datato, ma neanche troppo, è uscito a gennaio del 2019, quindi ha un paio d'anni, poco più di 2 anni. Credo che lo rifirmerei oggi se lo leggessi. Sicuramente oggi abbiamo tante esperienze in più che potremmo mettere in una nuova eventuale seconda edizione, ma me ne guardo bene. È ancora troppo presto. Ci stavo lavorando proprio oggi. Ecco, i libri io li consulto molto quando invece, una volta tornati a casa dal campo, ci dobbiamo mettere a rielaborare quello che facciamo, no? Perché c'è anche questa parte, come dire, di restituzione all'azienda, soprattutto a quelle che ci chiedono una progettazione. Adesso stiamo facendo una progettazione per una grandissima azienda in Molise di qualche centinaia di ettari e lì stiamo progettando delle strisce fiorite in mezzo, appunto, per aumentare la biodiversità nei cereali, e delle bordure, delle siepi. E quindi proprio oggi, stamattina presto, stavo consultando questo libro di Ed Agricole, che per chi vuole arricchire i propri campi, i propri orti, è assolutamente interessante. Poi potremmo continuare con tutto il filone anglofono, se volete, ma magari questa sera può anche bastare, perché ci sono libri, ecco, soltanto uno per chi vuole veramente approfondire il tema della biologia del suolo, della microbiologia del suolo, c'è questo, curato da Eldor Paul, che è veramente una Bibbia della microbiologia e ci aiuta a capire benissimo le dinamiche del suolo, però è già un libro abbastanza specialistico e, insomma, certo, se ne può fare a meno, ecco. Diciamo che la reading list è nutrita per questa sera, da tenere sul comodino. Io volevo soltanto ricordare anche a chi ci sta ascoltando un po' che in questo periodo c'è una promozione invece per i libri di agricoltura di Terra Nuova, chiaramente incluso anche il libro di Matteo, per cui potete leggere il banner. Comunque, se andate sul nostro sito, potrete vedere, appunto, confrontarvi con i nostri libri, e la promozione riguarda le spese di spedizioni che non vengono addebitate a chi comprerà i nostri libri. Mi sembra, vedo che c'è ancora un commento, vediamo un po' che cosa ci dicono. Capisco che non ha quasi senso porre questa domanda. In un'ipotetica transizione graduale da una classica orticoltura biologica verso un'idea più attenta alla cura e alla rigenerazione della fertilità del suolo, a quali delle pratiche dell'agricoltura organica rigenerativa daresti la priorità? Le ha dette tutte l'amico Popovic, e forse in ordine di importanza. Credo che ha già letto molto, ha già credo che abbia centrato la cosa, perché appunto, no, forse ancora prima c'è una pianificazione più efficiente degli spazi, e nell'orticoltura tante volte, soprattutto nell'agricoltura di larga scala, c'è uno spreco di spazio molto sensibile, molto importante. Abbiamo imparato
da scale più piccoline che si può produrre di più in spazi minori. Quindi la pianificazione degli spazi e l'utilizzo di che scala si utilizza e quindi la scelta dei macchinari o delle attrezzature manuali. Forse questa è la prima, il primo aspetto da tenere in considerazione. E poi gli altri sono sicuramente molto molto importanti. Io ho un po' il pallino del compost, a volte mi tirano le orecchie perché dicono porti in giro una roba che è difficile da fare, io me ne rendo conto, però soprattutto per chi fa l'orto è abbastanza imprescindibile utilizzare un materiale organico di qualità, un prodotto ammendante, perché appunto se usciamo dalla dimensione dell'orto di casa è necessario fare determinate meccanizzazioni. E quando andiamo a meccanizzare, inevitabilmente abbiamo dei problemi di struttura del suolo e quindi di fertilità generale del suolo. E il compost, insieme ad altri prodotti, ci aiuta tantissimo a riportare una parola che non mi piace per niente, ma la resilienza del terreno, quindi la capacità di riorganizzarsi e di essere pronto di resistere a determinate sollecitazioni esterne, e il compost appunto ci aiuta tantissimo in questa direzione. Dopodiché, di nuovo, sempre per sfatare un mito spauracchio, che è quello del veleno che si trova nei compost industriali, io invece credo che sempre di più, sempre più centri di compostaggio facciano un buon lavoro, e quindi io invito sempre gli agricoltori a farsi un giro, a volte lo facciamo insieme agli agricoltori, cioè a farsi un giro negli impianti di compostaggio delle rispettive zone, perché ci sono dei tecnici che lavorano molto bene. È un peccato non utilizzare questi prodotti, magari dopo averli trattati, dopo averli fatti ulteriormente maturare, dopo, se c'è bisogno, averli ancora vagliati, però grandi masse di sostanza organica a prezzi contenuti sono un'ottima opportunità che io consiglio sempre agli agricoltori di valutare nelle proprie zone e non demonizzare come troppo spesso in certi ambienti si fa. Ecco. Bene, Matteo, mi sembra molto... Sì. Ci hai dato, come dire, molte sollecitazioni su molti piani diversi, no? Poi ognuno di noi, appunto, in base al proprio impegno, alle proprie competenze, però è la dimostrazione che, come dire, effettivamente è possibile lavorare su più piani, dentro e fuori dal campo. E non penso che ci siano altre domande, non so se tu vuoi ancora aggiungere qualcosa che ti piacerebbe condividere, se no salutiamo i nostri, chi ci sta ascoltando. No, io vorrei ringraziarvi per aver partecipato, ringrazio molto te, Enrica, e insomma ci auguriamo e siamo moderatamente fiduciosi che in breve potremo tornare a rivederci. Io vi invito a vedere sia la nostra pagina Facebook, che è Agricoltura Organica e Rigenerativa, che la pagina, diciamo, ufficiale di Deafal, che è Deafal ONG, sia il sito internet e poi il nostro sito della parte più agricola di Deafal, che è agricolturaorganica.org. Lì trovate un sacco di informazioni. Abbiamo un calendario fittissimo di cose che stiamo facendo e che faremo per il prossimo futuro. Dato che siamo a casa di Terra Nuova, chi ha voglia per la ripresa delle attività in presenza di organizzare qualche presentazione del nostro libro, molto volentieri. Io mi mancano molto le presentazioni perché sono un momento bellissimo di confronto. Ne abbiamo fatte credo una quindicina prima della chiusura dello scorso anno ed è stato bellissimo per me, è veramente un'opportunità molto bella. E quindi chi vuole può scrivere a noi direttamente a info@deafal.org oppure all'editore, a Terra Nuova, che poi vi darà il nostro contatto. E io credo che è tutto, insomma.
Certo, bene. Allora, grazie a Matteo, grazie a chi ci ha ascoltato e a chi ci ha contribuito con domande e commenti. Allora, speriamo di vederci presto con anche i nostri corpi. Ciao a tutti. Esatto. Ciao, a Ciao. presto. Buona serata. Visto?